ok ora mi dovreste sentire ottimo ho parlato a vuoto nessun problema e allora intanto vi risaluto ri benvenuti in questa nuova live quello che volevo fare appunto oggi era parlare di quello che è successo eh, ultimamente sempre nell'ambito gaming non chissà che roba eh, con le acquisizioni di Microsoft e le sue software house e Sony, cosa secondo me dovrebbe fare per risollevarsi un attimino dal, da questa potenza che pian pianino sta prendendo il monopolio di tutte le software house, tutte relativamente parlando. Per chi non lo sapesse, nel giro di un anno si può dire: ha acquisito Microsoft ha acquisito Bethesda, EA, adesso anche Activision, Blizzard e King. Sono delle software house molto, molto performanti. Con Bethesda noi abbiamo potuto vedere tutta la, la saga dei Fallout, ma non solo, c'è anche la saga di Elder Scrolls, molto, molto figa e molto ben fatta. Se vogliamo vedere EA, tutto il suo catalogo sportivo dei giochi con FIFA, ma non solo. Se vogliamo vedere ad oggi Activision con la saga dei COD, o anche con le ultime acquisizioni di Crash, eh, la Blizzard con eh, Overwatch e coso, la saga di Diablo, anche Starcraft Insomma, e anche mi sembra Hearthstone, se non ricordo male E King con i suoi giochi mobile E' veramente un monopolio assurdo Sta facendo degli acquisti tra l'altro con l'ordine di 70 miliardi di dollari Queste ultime tre Sono veramente delle cifre assurde Che non ci si aspetta ad oggi da, da vedere nel mercato Eppure ci sono e le ha fatte Sony nel frattempo zitta zitta, non fa nulla. L'unica cosa che ha fatto nell'ultimo periodo è stata quella di eh, presentare la, il PlayStation VR 2, che non si sa ancora una data, almeno non mi sembra di aver visto una data, e eh, il suo punto forte sono le caratteristiche tecniche, la semplificazione nel cable management perché per collegare il PlayStation VR veramente ci voleva una laurea in ingegneria, e eh, invece adesso è un cavo unico. E dopo chiaramente c'è sempre il discorso del catalogo che si ha su eh, Sony, cosa che eh, per dire anche con l'Oculus Quest il catalogo ha una cosa a parte, ha anche dei titoli che rientrano poi nei, tra i più conosciuti, però in fin dei conti la, la caratteristica principale magari del, dell'Oculus come anche del, eh, del VR, al di fuori del, dell'immedesimazione, sono i tipi di giochi. Ma non volevo entrare adesso in questa parentesi. Il punto è che... Io ho visto eh, come Sony nel corso degli anni stia perdendo un po' quella potenza che aveva una volta. Tra, sarà anche che una buona parte di questa potenza qua è sempre stata data da una fanbase molto di parte, ma molto di parte. Io non ero di parte, ma pure io vengo da eh, tutta la sua generazione Sony, dalla prima PlayStation 1 ad oggi con la 5 e, e continuerò a giocare su, con... Eh, con le, le play, anzi, sono la mia principale console, sono sempre stata la mia principale console di riferimento. Tuttavia tuttavia, al di fuori di questa nicchia che è molto grande di brutto da dire, ma non vorrei neanche dire sonari, perché sembra veramente un classico dispregiativo. Mi riferisco più ad utenti estremamente affezionati. E si è sempre basato su di questa ed, ed ha vissuto veramente, secondo me, sugli allori. Eh, ha vissuto un periodo lungo di anni tranquilla del suo potere, della sua eh, fan base dalla parte sua. E Xbox, che intanto zit, zit! Si beccava sempre la, la merda da parte di tanta gente per nulla. E poi, con questo Game Pass. Comunque si può dire, ok, è un servizio a pagamento, una sorta di noleggio, ma è una figata. Da quando è uscita, che ha unito la possibilità di scaricare un catalogo già in partenza molto alto di giochi, ad addirittura avere anche il gold, che equivale praticamente al plus della Play, inserito, somministrato mensilmente, è una mossa geniale, perché tu hai in partenza con un abbonamento unico di, non mi ricordo adesso quant'era in partenza, mi sembra... Che era sui 12, 13 euro 11 se non mi ricordo con quanto è partito a livello eh, di soldi, tu avevi tutto il catalogo Game Pass più il catalogo dei saldi del Gold, più ovviamente i due giochi gratis del Gold. Quindi era veramente già in partenza tanta roba. Se ci pensate che sempre in partenza quindi non a servizio già iniziato, ma in partenza eh, lui. Aveva la possibilità di darti sempre al day one i giochi eh, con le eh, esclusive. Ok, quindi ti dava tutta la, la loro potenza. Dopo la gente dice poche quello che volete, però comunque sempre esclusive al day one e sono una fetta di soldi risparmiati dall'utenza. Non pochi, anche perché appunto se ci pensate, eh, un titolo appena esce non costa meno di 70 euro e sono tutti soldi risparmiati da parte dell'utente. E Questa è una figata. Se ci pensate a un altro aspetto che rende bella questa, questa metodologia qua del Game Pass è il fatto dei salvataggi. Per dirvi, Gail, intanto scusate se guardi live perché ho la chat, adesso proviamo un attimino a fare una cosa di questo genere. Ok, meglio ancora, così ce l'ho eh, sotto il naso e non è neanche dell'inquadratura da fastidio. Eh, se ci pensate... Eh, cosa ha fatto? La, eh, ho perso il filo, quello che stavo dicendo era inerente alla, eh, al servizio, certo ah, che i giochi quando sono usciti al day one delle, di tutte le piattaforme hanno un costo molto alto E tu questo costo qua lo vai a tagliare E un'altra cosa, ecco cosa stavo, il, qual era il punto eh, da dire, è che rispetto magari a un'altra console che come il Google Stadia che di per sé aveva un'idea si può dire abbastanza vincente quella di riprodurre dove vuoi il catalogo di giochi sempre sul loro store e con titoli sempre conosciuti o no, però comunque un catalogo di giochi da giocare in cloud, dove quello che ti serviva solamente per giocare era una buona connessione. Dopo per il resto la potenza hardware veniva messa da loro. E questa è una figata. Ma qual era il punto dolente? Che in realtà ha anche un suo senso. Però qual era il punto dolente? Il fatto che i salvataggi rimanessero lì. E rimanessero sul mm, Google praticamente. Quindi cosa voglio dire? Ti facevi tutto il tempo a giocare ad un titolo X che poi se tu non rinnovavi più il suo abbonamento è rifregato perché non potevi più giocare a quel gioco lì rimanendo a quei salvataggi dove eri prima tu non puoi acquistare da un'altra parte quel titolo lì e andare avanti dove hai lasciato e questo è un gran tasto dolente perché ti fa sentire a tutti gli effetti quel titolo lì che tu hai acquistato in realtà quasi come se lo avessi noleggiato perché se tu dopo che ci spendi soldi non puoi neanche giocarci off eh, cosa ne pensi di pensare dopo che eh, non hai neanche la possibilità di rigiocarci e riprendere da dove eri prima è una cosa quasi senza senso, appunto visto il fatto che lo devi comprare? Il gioco. Invece, quando hai la possibilità nel pass di avere i tuoi salvataggi nel cloud, ciao, ciao, eh, West Calibur, quando hai la possibilità invece nel pass di poter giocare a quel titolo perché appunto i salvataggi rimangono sulla console, addirittura anche nel cloud. Eh, eh, dei microfoni del Gato. <ride> allora, eh, quello che eh, ho visto mh, in, eh, con il pass, appunto, è l'aspetto della continuità e del farti sentire più tuo quel gioco lì perché il salvataggio ti rimane, ti rimane a te, non hai problemi di eh, account, non rimane nel servizio del pass e di conseguenza tu hai la possibilità di comprarti anche fisicamente quel titolo lì. Quindi te una volta che hai smesso di eh, pagare il pass e il servizio per tutto il tempo che vuoi, tu puoi tranquillamente eh, comprarti il gioco più avanti quando il suo prezzo ormai è calato e te eh, tranquillamente ti riprendi dove eri prima e questo secondo me ti fa sentire di più tuo il gioco rispetto a, ad altri servizi dove questa cosa qua non succede. Quindi se voi unite questo aspetto qua di eh, averti dato un catalogo molto grande di, gioco, di giochi, averti eh, comprato anche queste nuove software house con dei titoli a loro volta eh, molto eh, importanti come appunto... E le, eh, come si chiamano eh, Anche i COD Per dire vabbè non sono gli unici Però titoli molto importanti Da anche i Crash che hanno fatto la storia Che sono stati comprati negli ultimi Intanto grande per essere iscritto e, Allora Visto che me lo state chiedendo in tre È fuori tema secondo me Finché c'è la loro categoria eh, Alle domande che mi avete eh, proposto finché sono nella loro categoria, va bene. Se dopo vengono a popolare queste qua di just chatting. Secondo me non ha tanto senso. Se vanno a fare questo, quel contenuto lì. Ci sono piattaforme migliori dove possono fare tutto quello che vogliono. Senza togliere lo spazio a chi si prova a fare queste cose qua. Eh... E niente, questo è quello che penso, quindi nulla di male, ma se vogliono essere più espliciti, ci sono piattaforme migliori. La categoria è meglio, almeno settorizza e, e racchiude loro in una sezione unica e basta. Eh, invece, per quanto riguarda quello che stavo dicendo prima, è questo: quindi voi pensate a un servizio come il Pass eh, più tutti i titoli che sono usciti ultimamente, perché eh, i titoli appunto delle software house varie. E avete un servizio Microsoft veramente fatto bene, un servizio Microsoft veramente completo eh, dove hai la possibilità di eh, giocare a tutto quello che ti interessa e questo secondo me è una figata, è una figata perché appunto hai tutto, hai il servizio del pass più eh, le nuove software house e Sony intanto lì che guarda e eh, non fa nulla, eh, tu hai la possibilità di... Ehm, ma che se ne frega, vabbè, tu hai la possibilità di eh, giocare praticamente a. No, sto dicendo che Sony, invece è lì che zitta zitta. Intanto, benvenuti a tutti in live. Eh, avete la possibilità di eh, giocare praticamente a Sony, e Sony è lì che tranquilla si sta facendo eh, gli affari suoi. E intanto, dopo un po', ti viene a dire: Ma scusatemi un attimo, tu sei lì con la. Le sue esclusive che sono anche molto molto ben riuscite, come appunto i vari God of War, i vari horizon For e anche Horizon For Zero Dawn che adesso è uscito, sta per uscire Forbidden West, eh, eccetera, eccetera, ma anche eh, Spider-Man, tutte queste cose qua. Non tutte, ma tante. Dopo un po' finiscono eh, su PC e a quel punto lì eh, iniziano ad avere meno eh, potenza mediatica. Quelle esclusive lì. Iniziano ad avere meno forza, perché chiaramente chi è sul PC se l'aspetta. Di conseguenza tu hai un PC, non dico per forza performante al 100% o chissà quanto costoso, però comunque è un buon PC. Ti fai l'abbonamento del pass e a quel punto lì il gioco è fatto. Sai che le esclusive della Play dopo un anno circa tornano sul PC ti fai il pass e te il pacchetto completo a quel punto lì uno perché dovrei comprare la play faccio per dire nonostante appunto al di fuori del legame affettivo non ha, una, non ha molto senso e questo secondo me è una cosa che l'utente medio va a pensare e va a togliere la, eh, la possibilità di esclusività al giocatore alla persona che vuole comprarsi la play quindi eh, la, a questo punto qui mi viene da dire perché invece non puntate ad avere la vostra qualità delle esclusive solo per voi e al limite? È vero che un altro punto di vista, adesso che sto parlando, è quello che ehm, la, se tu metti quella tua esclusiva lì che esce, appunto, un God of War su PC, un Horizon Zero Dawn su PC, un, ehm, come si chiama, un Death Stranding su PC, eccetera, avvicini la gente e poi fai una cosa tra virgolette al contrario, cioè tu vai sul PC e la gente che è già lì si affascina e si, eh, diciamo rimane colpito e attratto da un tipo di gioco su console e magari potrebbe comprarsela. Certo, può succedere, però dall'altra parte eh, è anche vero che, eh, sì, se succede tu puoi, puoi anche comprarti una play, ma è difficile perché tu quando hai un computer e abbastanza decente i giochi te li puoi giocare molto bene. Eh, su... Eh, lì sopra, e a quel punto uno dice: beh, Allora, A questo punto non me lo compro neanche la, la Play, d'altra parte, cosa potrebbe puntare? Secondo me, eh, dovrebbe stare lì a guardarsi la, la possibilità di tenersi gli spettatori puntando sul rapporto qualità-prezzo, avere praticamente dalla parte loro eh, il fatto di dire, farti dire a te giocatore: Ma cazzo, io con 500 euro eh, tu hai la possibilità. Di avere 500 con quella versione con il disco, oppure quella solo digitale eh, costa 400. Ma comunque non sono pochi, ma non sono neanche troppi per una console. Una persona dice: Ok, con tutti questi qua eh, io eh, posso permettermi di, eh, di giocare ad una console con una buona potenza eh, grafica e anche performance, con una buona risoluzione in 4K, eccetera e quindi la possibilità anche di ehm, come si chiama eh, perdersi la possibilità di giocare con una buona qualità insomma a, ad altre robe sulla play invece tu puoi puntare a cosa perché adesso eh, sto un attimo perdendo il filo del discorso più che altro perché sto un attimo pensando alle varie sfaccettature di questo argomento qui e non sono poche e mi vengono tutte in mente allora esce praticamente un bordello semplicemente eh, tu play devi tenere i tuoi giochi secondo me per te un po' in maniera egoistica facendo sì che la gente dica ok ha senso che mi compro la play ha la possibilità di avere le sue eh, potenzialità le sue competenze con il controller dual sense e la gente potrebbe dire ok io mi compro una, ehm, una play anche per provare il dual sense non so quanto sia così trainante come cosa comprarla per un joystick che ti fa sentire delle sensazioni diverse diciamo e a quel punto lì eh, rimane soltanto quello e la possibilità del ray tracing una buona risoluzione eccetera allora tu hai una buona qualità hai una buona eh, tipologia di uscite una buona cerchia di giochi Gioca tra su questo, rimani nel tuo contesto, rimani nel tuo contesto eh, di esclusive, di una buona qualità estetica con tutte le, novi le novità tecnologiche che avete introdotto con la nuova console. Ma fate sì che le vostre, le vostre uscite almeno rimangano lì sulla Play, perché altrimenti la gente poi va su PC e lì siamo punti a capo. Quindi hai la possibilità, che tra l'altro, tra l'altro, le caratteristiche tecniche le ha anche la Xbox. Quindi, perché eh, rimane soltanto il DualSense? Il ray tracing ce l'ha anche la Xbox le capacità di farti girare un gioco con un buon frame rate, una buona risoluzione, ce l'ha anche lei. Lei ha anche tutto il catalogo del Pass. A questo punto, veramente, cosa rimane? Il DualSense e le esclusive. Se poi però queste esclusive dopo un anno circa tornano su eh, PC, o meglio, vanno su PC, eh, secondo me. Non ha molto senso. O meglio, può averlo, ma non per tutte, ecco. E quindi niente, questa è un po' la mia visione eh, di tutto questo Ambaradam. Se avete delle domande serie inerenti a questo tema qui, fatemele che a me non, eh, non dispiace rispondere, anzi. Eh, e quindi questo è quello che stavo riflettendo proprio oggi su, su questo aspetto, quando ho visto. Che tra un po' esce Forbidden West, che è un altro bel titolo eh, appunto della Sony della, della sua esclusiva. Ma ho detto: ma cazzo, ma tra, tra un anno cioè, so perfettamente che va su, su PC. Ok e, e dico: ma ok, non siamo egoisti. Facciamo sì che questa cosa vada eh, conosciuta anche sul, mh, dal mondo dei de PC Gamer. Va benissimo. Però, cazzo, devi un attimo anche tenerci un po' di più a queste cose qua. Devi un minimo eh, farsi di eh, tenere la tua community legata a te, legata alla tua console, e non dal punto di vista nostalgico, ma da un punto di vista proprio più concreto, oggettivo. Metterli eh, a tenerci realmente a te. Dopo è Microsoft che con le sue Xbox e servizio anche al PC vuole tenere a te, eh, diciamo, facendo sì che non ci sia l'Xbox part in particolare, ma ci sia il servizio Xbox praticamente. E quindi lei sta facendo un discorso diverso Lei punta a un discorso di titoli E più che alla piattaforma E ha un suo senso Anche questo ha molto senso come cosa Ti permette di giocare ancora con la vecchia Vecchia per modi di dire Generazione senza problemi Ti permette di giocare ai giochi Con il controller vecchio senza problemi Tu puoi tranquillamente mettere un titolo di Series X E giocarlo con il controller Della vecchia generazione Quindi lei punta ad avere più che la console, una console o comunque un mezzo che ti permette di far giocare ai giochi. Sony, essendo molto più intima, essendo più eh, ristretta nel suo, nella sua tipologia di contenuti, dovrebbe tenerci un po' di più, altrimenti la gente slitta sul PC. Si fa un PC normale e non deve neanche farsi l'Xbox, perché tanto a Microsoft che tu abbia un PC e un Xbox non gli importa più di tanto, e basta, tu hai chiuso il pacchetto. E adesso è uscito Forbidden West... Cioè sta per uscire Forbidden West, mi sembra che sia tra eh, tipo 15 giorni, non mi ricordo se è il 15 di febbraio, adesso non mi ricordo. E, e niente, quindi la, la cosa in sé di, di, questo, di, di tutto questo movimento che, ci sta, che sta succedendo da parte di Microsoft con le sue nuove shoppate... Eh, sta mettendo, secondo me, un po' all'angolino eh, la, la Sony che deve assolutamente tirare fuori le palle più che altro perché veramente l'unica generazione tipologia di persona che attualmente è rimasta. Mh, sono veramente i nostalgici. Sono più che quelli che eh, sono chiusi nella loro mentalità e dicono: Ok, io voglio questo perché è questo, voglio la, la play perché ci sono nato, voglio presto, ma. Ok, però oggettivamente parlando ad oggi, un motivo concreto per farti tenere la play non esiste. Non esiste, Te lo, e ve lo dico che io ce l'ho giù e, e mi ci trovo anche bene a giocarci, ma meno male Scindo uso il pass per tutti i giochi che ci sono lì e uso il, la 5, dove magari ho dei giochi che ho già comprato. Precedentemente, ma capitoli prima o roba del genere, allora preferisco continuarli come se ci fosse una sorta di storia dietro anche nei salvataggi, eccetera, e me la giostro così. Però, un attimo, perché eh, io me la gioco così, ma dati alla mano, io ho tutti i giochi in multipiattaforma potrei anche comprarmeli su Xbox. Eh, aspetto le esclusive, come vi ho detto prima, aspetto. Tra l'altro, un'altra roba che ha aggiunto sempre lei quest'ultima nel suo servizio dello store è il fatto di giocare già ai giochi in cloud e questa cosa qua fa sì che tu ehm, abbia la, la cosa come si chiama la possibilità di giocare senza scaricarti i giochi nel, nel, nella sezione cloud e quindi anche lì altro passo avanti te puoi avere una console qualsiasi che tu con il cloud di Microsoft puoi giocarci senza problemi eh, questa cosa qua è veramente importante e se ci pensate anche, scusate un attimo, ok. se ci pensate anche, eh, non dico deleteria, ma mh, abbastanza incisiva eh, che può splittare il mercato. Dopo queste sono le mie opinioni, dipende tanto eh, da quello che si vede, eccetera. Alla fine ognuno di noi decide di andare dove vuole o fare quello che vuole, alla fine loro... Hanno fatto anni, non dico a fregarsene, ma più o meno con l'utenza, appunto sapendo di essere molto eh, dominante nel mercato. E ad oggi, secondo me, ne sta un po' pagando le conseguenze perché deve assolutamente riscattarsi. Se pensate invece a un mercato completamente parallelo, come potrebbe essere quello di la, della Nintendo, anche lei, invece, a differenza degli altri, non sta lottando nessuna guerra perché... Lei non si mette in competizione con Microsoft o Sony, per lei si fa il suo gioco senza problemi, ti fa quelle tue esclusive, per carità rimangono di prezzo alto per sempre, perché veramente pochi giochi dopo un tot calano di prezzo, ci sono, ma veramente rimangono le esclusive ad un prezzo molto alto. Lo stesso, ma perché? Perché anche lei si gioca il suo gioco in un mercato suo. Eh, dove non compete con nessuno, ha i suoi multipiattaforma dove funzionano su tutte le piattaforme, certo eh, che onestamente io non vado a scaricare lì avendo possibilità di giocarci meglio nelle altre due, in una delle altre due, però veramente tutte le categorie di giochi più arcade come quelli in coop, locale, eh, come potrebbe essere i vari Just Dance che sono simpatici come potrebbero essere tutti i party game anche quelli che hanno fatto di super mario quelli di wario quelli eh, e magari più logici come eh, appunto ne sono usciti ultimamente eccetera e questi tipi di giochi qua risaltano molto di più sul, sulla switch perché se tu vai a comprare questa console qua sai che lo fai anche per giocare con altre persone e quindi tutta quella categoria di giochi coop locale che tra l'altro nel mondo delle console Sony e Microsoft veramente ne esistono molti meno ma molti meno rispetto a dieci anni fa con ancora la Play 3 o la no anche mi sa con la Play 2 sì cioè là mi ricordo che c'era molto di più il op locale ad oggi e Nintendo invece con il suo mercato e il suo binario ti fa delle esclusive qualitativamente parlando ottime perché io ad oggi non ho mai avuto eh, per quelle che ho provato, non sono tantissime, ma per, le, per i giochi che ho comprato su Switch non ho mai avuto problemi di cali di frame rate o comunque, eh, che, eh, non dico che non debbano esistere perché ripeto sempre è un software, però voglio dire a livello di come invece mi è successo per i giochi eh, delle sue diciamo eh, antagoniste, anche se poi ripeto non lo sono secondo me più di tanto, le, mh, lì la cosa. La... Non ho mai visto problematiche tecniche, fondamentalmente dei bug importanti eh, nei giochi, ripeto, esclusive. Come appunto, ho provato Odyssey, molto bello. Zelda, quello Breath of the Wild, molto, molto bello. Anche quello lì, eh, i vari parti di anche Super Mario, Aces. Ho provato, ma anche Perla Splendente, che è stato l'ultimo titolo che ho giocato sulla Switch OLED. E anche quello lì non ho avuto problematiche tecniche come cali, lag, bug o tutto quello che volete voi. E il prezzo è alto: cioè, se noi guardiamo questo gioco qui o questi giochi che ho elencato ad oggi, se li vediamo tra uno o due anni, il prezzo rimarrà uguale: perché meno male eh, rimarrà sempre da tra i 50 e i 60 euro giù di lì. Magari ti va in offerta, ma quella è la soglia eh, di prezzo. E lei non eh, sta facendo, a differenza di Sony, secondo me una strategia migliore. I suoi giochi sono lì. Punto. Tu vuoi giocarti un Super Mario te lo giochi comprandoti la Switch. E non hai altre scelte? Eh. Vuoi giocarti anche altri titoli eh, esclusivi? Te li giochi là. Basta. Non hai altre scelte. Quindi la persona si va a comprare la Switch sapendo che può giocare a quei titoli là che non troverà da altre parti. E sta facendo una figata. Perché, appunto, tu quando vai a comprartela sai di avere accesso a cose che prima non potevi avere accesso. Senza, quasi in maniera egoistica, certo, però funziona. Una piccola parte funziona. E funziona perché, se ci fate caso, mi sembra di aver letto proprio prima un articolo, se non, se non ricordo male, che comunque ave, uh, mi sembra che sia stata una delle console ad aver venduto di più nel corso di, di questi anni adesso non mi ricordo bene l'articolo la, e, e, e se ci pensate che però la gente continua a dire ma sì ma tanto fa soltanto quelle due tre robe fa soltanto appunto i super mario fa soltanto quello fa soltanto quell'altro eh, ma intanto i numeri parlano se facesse solo quello intanto lo fa bene quindi perché criticarla ok alla fine anche appunto sony non ne ha fatte tantissime disclusive che rimangono veramente importanti e di quelle che ha fatto sono passate al pc cioè, Horizon Zero Dawn era una bella esclusiva. È passata al PC. Eh, Death Stranding, per quanto a me non sia piaciuto, era comunque un'ottima esclusiva. Ed è passata al PC. Spider-Man, attualmente non è ancora sul PC. Meno male, cioè, veramente dopo tutto quello che esce lì, eh, rimaneva lì. Io ho provato anche Deathloop Che eh, su PS5. Fighissimo. Cioè, tutta la sensazione che avevi quando giocavi, l'adrenalina e la freneticità Fighissima come roba. Non è un titolo conosciutissimo come uno Spider-Man, certo. Ma almeno è lì, è suo, cioè cazzo, ma hai i coglioni, cioè Sony ha i coglioni, ce li hai come, ce li hai anche belli grandi, ma cazzo, eh, secondo me eh, a un certo punto è come se li partisse il pallino e dicesse, ma sì dai, diamolo e rendiamolo pubblico eh, anche al mondo di KLPC, va bene, però oggi, oggi che c'è la tua concorrenza che sta veramente pian pianino facendo un po' come le, le sfere, non so se vi ricordate agar.io, quello che c'era anni fa, quel gioco dove si inglobavano le sfere tra di loro. Ecco, Microsoft sta facendo così, pian pianino sta inglobando tutte le software house piccole per diventare una mega palla. E, e Sony intanto è lì zitta zitta, che non fa un cazzo, ti pubblica, fa la prima donna come ha fatto, mi sembra, due anni fa. Eh, All'evento prima che uscisse la 5, con eh, a tenersi sulle spine con, ehm, con la conferenza eh, diversa, dove non ti faceva vedere niente ancora. Le caratteristiche erano uscite prima quelle della Microsoft, cioè lei veramente vive sugli allori. E Microsoft, nell'anno del 2021 e negli inizi del 2022, veramente lo ha messo dietro pian pianino. Lei, zitta, zitta, ha fatto sì che già quando appunto fece il Game Pass. Facesse un bello sgambetto a, a Sony E ad oggi Da terra la sta pure calciando Perché eh, appunto ne ho parlato fino ad ora Quindi eh, Ricapitolando Io se fossi in lei Terrei i miei giochi dalla mia parte Dal punto di vista come Nintendo Cioè farei sì che i miei giochi uscissero Prevalentemente sulla Play Ma se facessi più esclusive Mi posso permettere di condividere qualcosa eh, Sul PC anche ma no, cazzo se ne fai 2-3 all'anno e di quelle 2-3 che poi escono anche quelle sul PC, allora a quel punto non ha, cioè, non ha minimamente senso la, la questione, capito? E altra parte, appunto, l'abbiamo con eh, la Nintendo che fa il suo gioco e va benissimo, abbiamo i vari visori che fanno lo gioco, va benissimo, il PC gaming che fa il suo gioco e lo fa bene, dopo che ti piaccia o meno, quello è un altro discorso. Ognuno, diciamo che ha un suo mercato ben sviluppato e concretizzato, eh, che cerca di dominare, di, più che dominare, di vivere. Ad oggi mi sembra che invece quello di Sony stia cercando di sopravvivere, quando una volta invece non era così. Quindi io direi, svegliati, diciamo, cerca di eh, essere un po' più egoista con i tuoi giochi, perché secondo me potresti farlo e, e non sono neanche assolutamente brutti. Dipende, chiaramente, perché tipo appunto Death Stranding a me non è piaciuto per niente. Eh, nonostante le cutscenes o comunque i, eh, i filmati siano stati qualcosa di a livello di regia fantastico perché eh, veramente sembrava di guardare un film. Però purtroppo è stato uno dei gameplay più brutti. E noiosi e veramente ripetitivi che io abbia mai giocato, l'ho finito per strazio quel gioco. L'ho finito perché dovevo e volevo vedere come fossero i filmati finali e dove volessi andare a parare. Ma appena l'ho messo via, veramente l'ho finito tra l'altro a rilento. Appena l'ho messo ho detto basta, non ci gioco più. E tra l'altro c'era anche in sconto per la 5, la sua versione eh, aggiornata, no, per la nuova generazione, non l'ho comprato ho detto basta, Cioè purtroppo lì è stato uno scivolone. Non il il gioco perché comunque il gioco in sé cioè si vede che ha le palle però a mio gusto personale è stato veramente è anche una un, un po' opinion alla fine sta qua molta gente lo ha, lo ha amato io l'ho finito veramente che quando, quando ho visto i titoli di coda ho detto grazie al cielo ho detto basta non, non l'ho più messo non l'ho più inserito mm, vabbè Spider-Man l'ho platinato il, il primo gioco il primo capitolo di Invece, eh, ma quello lì puntava praticamente a una, a una sua visione eh, simile, molto simile a quello che era per la Play 2, e lì io mi sono rivisto bambino quando giocavo appunto a Spider-Man. E, e andavo in giro a consegnare le varie pizze, cercavo di andare sui grattacieli più alti per buttarmi giù e, e tipo all'ultimo eh, lanciare la ragnatela, cioè praticamente sono diventato bambino. E letteralmente in una settimana lavorando e con la compagna eccetera eccetera l'ho platinato cioè è stato uno dei pochi titoli che veramente mi ci sono chiuso tanto a livello no di esclusive e cazzo ce li hai le robe hai veramente ovvio che eh, microsoft ha una potenza economica molto più grande rispetto a quella di sony certo che è, è così però nonostante questo tu hai le, le potenzialità tra l'altro eh, mi sembra che pure anche i, Noi Final Fantasy. Ma c'era anche. Ecco, delle esclusive temporanee. Era proprio Final Fantasy, che non mi ricordo bene, che aveva, era uscito e poi è uscito anche l'anno dopo per Xbox, una roba del genere. Ce l'ha questa cosa qua. Ce l'ha. Lei ha sto vizio qua. Che dopo un po' lo deve dare ad altre piattaforme. Chiaro che. Il giocatore come me che acquista il day one lo compra sulla console della play, è chiaro, ma tanta gente non ne frega un cazzo di comprare il day one, non ne frega proprio niente. Lei aspetta, intanto gioca quello che gli va o non gioca proprio ne aspetta che, o che si abbassa di prezzo, che se lo ritrova più avanti eh, in saldo o magari insomma quando avrà più tempo per lui a giocarci. Ok, certo, ma eh, quindi mh, allora continua a fare così e vedrai che pian pianino, tra qualche mese Microsoft è lì che ti shoppa un'altra software house. Adesso voglio dire, <ride> cioè, fa, è quasi comica, come, come cosa veramente. Mh, eh, io quando ho letto questa notizia, qua, ho detto: Tra l'altro, Overwatch che della, della Blizzard, nuova, appunto, nuova acquisizione eh, di Microsoft. È stato anche quello lì, un gioco appunto multiplayer che ho platinato. Adesso, platinare un multiplayer non so eh, per chi, eh, chi ci ha mai provato, ma secondo me è una delle, delle cose più difficili perché va a mettere in, in competizione te stesso contro altri giocatori, non dal punto di vista del gameplay studiato, ma dal punto di vista di sfide dove c'è tantissimo anche il gio in gioco la casualità. Io mi ricordo che i trofei per, per Overwatch da platinare erano una tra le cose più difficili che io abbia mai fatto a livello gaming, chiaramente, in assoluto. E mi ricordo <ride> che quando ce l'ho fatta, veramente sembrava tipo eh, che avessi vinto al, al gratte vinci chissà quanti soldi. Però la... eccomi qua, la, la soddisfazione è stata molto grande. Quindi anche quello lì, rivedermelo eh, lì su acquisito da, da Microsoft mi da dire vabbè, boh. ma poi anche la, la saga dei diablo ragazzi è stupenda io ho giocato al 3 lo avrei oh, mi sa che l'ho giocato quasi non mi ricordo se l'ho giocato due volte o, o comunque l'ho giocato per tanto tempo in, su due piattaforme diverse perché l'avevo fatto sia sulla 4 poi l'ho rigiocato anche sulla 5 con la Resurrection eh, non mi ricordo però eh, anche quello lì cioè è stupendo, la sua, la sua metodologia di, di, di gioco è veramente ben fatta. È un titolo che permette di eh, avere la, la tua totale eh, diciamo, personalità all'interno del tuo personaggio dove puoi sviluppartelo okay, come vuoi tu e dopo andare ad ammazzare nemici nella maniera più creativa e le statistiche a manette, Io mi ricordo che è diventato overkill praticamente. Subito, e ho detto, avevo trovato degli equipaggiamenti, delle armi che mi avevano reso fortissimo E mi era quasi tolto il divertimento, per di dire, perché sapevo che dove andavo scioglievo i nemici Ok, cioè stiamo parlando che sono giochi mh, di questo di software house qua che hanno veramente fatto la storia Diablo 2 ha fatto la storia eh, Io non l'ho giocato, ma mi ricordo, e tra un po' mi, arrivo, mi arriva nel naso il microfono Io mi ricordo che la che il 2 era proprio uno dei titoli più acclamati, se si può dire questo termine qua, da uno dei miei amici di infanzia, eh, o meglio dal cugino di un amico di infanzia, proprio quando diceva io gioco sempre a questo, ho giocato sempre a quello, ho giocato sempre a quell'altro, appena era uscito Diablo 3 ero lì ho detto ok, adesso posso mettermi anche io in prova a, a vedere com'è effettivamente questo Diablo, è stato amore a prima vista. Quindi ragazzi, eh, ci sono i titoli che veramente insidiosi, subdoli, e eh, tutta questa categoria qua, io lo ripeto, lo ricordo, se sono acquisiti da Microsoft vorrebbe dire, anzi vole vorrebbe poter dire anche trovarseli al day one. O comunque, se non al day one, nel giro di uno o due mesi dopo. Eh, cioè, è potentissima come roba. È potentissima già adesso con EA. FIFA 21 mi ricordo quando uscì che due mesi dopo me lo trovai lì ora è uscito FIFA 22 vediamo tra quanti giorni settimane uscirà anche per eh, Game Pass FIFA 22 come anche ovviamente anche gli altri giochi voi fate questo per gli altri titoli che ho detto prima o comunque per titoli in generale come la appunto che delle software che ho detto prima quindi ti arriva un code a ottobre e tu sai che non dico ottobre, non dico al day one, ma che ne so, a gennaio o febbraio ti ritrovi il cod che volevi. Quindi tu aspetti a shopparlo, non lo compri per la play, perché dici ma tanto perché devo spendere soldi che tra un paio di mesi esce nel pass? E tra l'altro poi, come ho detto prima, con statistiche e salvataggi che rimangono a te. Cioè è una cosa molto importante che i salvataggi quantomeno rimangano a te. E non valgono il servizio perché io appunto mi compro, anzi, mi scarico code gratis. Eh, quando esce eh, nel pass. E poi dico: non pago più il servizio perché non mi interessa più giocarci l'anno dopo il code dell'anno prima costa molto meno e te lo compri. Ti vai a comprare. O comunque se non vuoi proprio l'anno dopo, tra due anni, tre anni, e poi quando tu lo ricompri, lo inserisci. E giochi esattamente da dove vi ha lasciato te questa è una cosa molto importante eh, a livello secondo me per farti sentire veramente tuo il gioco e, e quindi veramente se pensate che quelle software su lì hanno fatto titoli che stanno andando come il pane e che sono andati fortissimo appunto anche come overwatch diablo eccetera figuratevi future uscite ma anche crash il 4 è, è fatto da activision eh. quindi anche se lo ricordo male l'ultimo di Spyro è fatto da, da Activision cioè tutti questi giochi qua che eh, pian pianino escono e te li ritrovi dopo uno o due mesi o comunque non tutti ma tanti al day one e eh, basta se ci pensate anzi vi dirò di più a, a Skyrim sì Skyrim al nuovo di Elder Scrolls quando uscirà il futuro anche quello lì avrà la sua eh, probabile esclusiva almeno non dico ripeto eh, di ehm, al day one ma comunque ci sarà il game pass anche il coso il futuro fallout ci sarà al game pass non al day one ok ma ci sarà tempo un mese due mesi tre mesi te lo trovi io veramente poi adesso anche vabbè sono esclusive ma mh, esclusive come forza reason 5 appena uscito sono molto ben fatte, sono ben curate, saranno sempre gli stessi giochi perché alla fine, comunque, eh, una persona che va a comprare un Horizon non è che va a giocarsi a COD. Quindi è chiaro che si aspetta la dinamica di, di, delle feste: si aspetta la dinamica del, eh, del tipo di immedesimazione di profondità nelle, nelle robe, non, evol non evolve o non fa robe comunque. E strane o pionieristiche Chiamiamole così Però cazzo è un giocone Che quando tu lo metti su Vedi veramente un lavorone dietro E quindi e tu ce l'hai gratis Hai esclusiva ma ce l'hai gratis Ce l'hai lì al day one tutto per te e, e lì Sony che ti va a fare Adesso Forbidden West Che esce tra 15 giorni Magari un utente PC è lì tranquillo E a dire ma tanto io so che tra un anno esce Ed è così tra un anno Uscirà anche lì ci cioè, sarà visto tutti i gameplay, e la, le persone come me se lo saranno già giocato, certo, però. Intanto quindi, cazzo, hai un, una, un controller che riesce veramente a darti un feedback aptico molto interessante e molto, molto immersiva come roba. Chiaramente rimanendo sempre nel contesto di controller. Quindi non è che ci può essere un'immersione di chissà quale tipo però, comunque hai un'immersione, hai una potenza di. Di calcolo di risoluzione anche Ottimale Giocati queste carte qua Tieniti i tuoi giochi quando te li vuoi fare E quando li vuoi far uscire Per te E non per un anno Non esclusive temporanee Tienitele per te E vedrai che secondo me pian pianino Tornerai ad essere un po' l'esclusiva come una volta Ok imita, imita Nintendo Cioè secondo me la miglior filosofia che dovrebbe adottare È quella di Nintendo Copiala, fai copia e incolla Fai copia e incolla, fai le tue robe per te. Tanto è già così. Tanto è già così, perché comunque te non puoi. Per dire neanche a livello di accessori, non puoi fare un cazzo. Cioè, io non posso, tipo questa webcam, non posso neanche metterla attaccata lì alla play, anche bisogna stare attenti con gli hard disk, non puoi mettere accessori esterni. Se non magari alcuni dipende dalla porta in cui li metti, dalle driver, eccetera, eccetera. E invece dall'altra parte tu puoi mettere veramente anche la, la minima roba che ti viene letta, come se fosse una sorta di eh, PC desktop, l'Xbox. Quindi hai già il fatto che tu sei eh, estremamente eh, chiuso come, come console. Fallo anche con i giochi, cioè, non ha senso che lo fai per gli accessori e non per i giochi. Perché a quel punto lì dov'è che ti, ti torna indietro la cosa, dov'è che ci guadagna te ad essere chiusa e, chi e aperta nei giochi, allora senza eh, rifare il discorso di prima? A questo punto, apriti un attimino: dal punto di vista accessori, che avrebbe molto più senso, visto che la persona ad oggi, molti eh, giocano male si mettono un monitor anziché la TV e eh, la console vicina. E si, si possono prendere una tastiera qualsiasi, una webcam qualsiasi e streamare anche qua su Twitch Ok, quindi volendo ad oggi si potrebbe almeno dal punto di vista degli accessori essere come lo è nei giochi Cioè un po' più aperta e Nei giochi dovrebbe essere chiusa come lo è negli accessori Tenersi un po' per sé Altrimenti eh, siamo punti a capo Adesso mi sono ripetuto 50 volte Però bene o male... Non posso dire altro. Copia la filosofia di Nintendo. Questa è la roba che mi viene da dire. Prendila e, e fa la tua. Come alla fine se fosse un mercato a sé. Adesso parlando appunto di questo genere qua, anche quando vado eh, a giocare con, eh, con l'Oculus Quest, eh, il 2, anche lì hai la, un, uno store tutto tuo e, e non, eh, non ne risenti troppo. Ok, perché tu sai che vai lì e non ti trovi un until down eh, per il VR, non ti trovi un, un. come si chiama? Un Resident Evil 7 per VR come per appunto il PlayStation VR. Lo sai già a monte, però tutta quella categoria, tutta quella categoria di giochi arcade dove puntano sul divertimento e eh, sulla. Eh, come si chiama? Su, sull'immersione eh, prendono. Prendono risalto, ecco tra l'altro una delle cose che mi viene da pensare, anche importante, che ha fatto e che può avere stando in tema proprio VR, è il suo VR. Almeno lì c'è, almeno lì è un passo in avanti rispetto a Microsoft. Adesso, che lei non ha un VR, quindi hai anche quella come, come carta da giocare. Quindi, adesso, appunto, con il VR2 che uscirà, dovrebbe giocarsela bene. Deve giocarsela assolutamente bene e non eh, permettere praticamente di buttare in cacciara. Non mi sembra questo il caso perché da quando ho visto il video che presenta le caratteristiche del VR2 e anche l'estetica del VR2 con i controller eccetera mi sembra molto bella e un bel prodotto valido, almeno dal punto di vista nero su bianco. Quindi eh, quando poi, tra l'altro parlando proprio di Horizon, uscirà anche lì un Horizon suo per VR, Adesso bisogna vedere che tipo di horizon sia, cioè se si tratta di un'esperienza puramente visiva, una sorta di eh, film interattivo oppure un gioco in vero e proprio a mod'i demo, però croppato. Perché altrimenti se fare una qualità grafica alla horizon per VR e grande come gioco, ti trovi un gioco da 100GB per dire che è il, su un VR sarebbe veramente devastante come roba, anche se in realtà adesso non lo so. Ma non dovrebbe essere così. In teoria lui dovrebbe soltanto farti da VR, quindi magari è da visore, quindi magari tutti i giga e il gioco verrebbe installato sulla console in teoria. Non vorrei dire una minchiata, ma mi sembra che sia così già anche da Perché io, avendo appunto l'Oculus Quest, lui da parte sua, eh, i giochi se li tiene praticamente in. Eh, eh, al suo interno, cioè ha un suo store interno, ha una sua capacità interna e lì te li scarichi insomma quindi volendo eh, lì è un discorso diverso quindi può darsi che non sia un problema di peso eh, dei titoli però tuttavia la, la questione di eh, tipologia di giochi secondo me eh, dovrebbe anche lì rimarcarci molto ed essendo che il VR della Play funziona solo lì se tu fai dei bei giochi lì a quel punto eh, ti trovi la, la, una carta vincente che attiri la gente a comprarti la play per giocare farti giocare con il VR. Quindi, se non vogliono sprecare la possibilità di questa carta che gli sta per arrivare, secondo me, eh, li potrebbe quantomeno salvare quest'anno se proprio visto che adesso la, eh, la Microsoft ha fatto questo, questo bel lancio. Comunque ragazzi io direi che ho parlato abbastanza e ditemi voi, fatemi sapere come avete trovato a livello qualitativo la streaming perché eh, adesso qua ho il Mac che mi si sta tipo surriscaldando, surreal power e, e quindi voglio un attimo capire se, se si è venuto fuori un buon prodotto dal punto di vista qualita qualitativo scusate ed estetico quantomeno e, però... In teoria credo che sia andata decentemente, anche se ho avuto di nuovo notifiche del frame rate. Purtroppo, la, la piattaforma, o meglio, il PC, che nonostante sia performante in teoria, questo qui del MacBook Air, eh, non lo so, ma cioè, è quello con l'M1, eccetera, strarinomato tra virgolette per le sue caratteristiche performance. È una live minchia. Con webcam non può permettere di farla laggare, cioè, neanche gli avessi messo chissà che robe. Vabbè, ripetuto ormai questo concetto qua 50 volte. Io ragazzi spero che vi sia piaciuto questo intrattenimento. Scrivetemelo, potete trovarmi anche eh, su, su Instagram dove vado anche su, intanto, queste live le rivedrete su YouTube, ricaricate il giorno dopo, ma poi su Instagram, per vedere ovviamente quando vado in live o contenuti in real time, e sto vedendo anche se tornare su TikTok a dare delle risposte sempre in ambito. Eh, video ludico perché mi piace come, come cosa, se c'è l'interazione, creare più che un monologo da parte mia, che è proprio, non dico l'ultima roba che vorrei, perché alla fine non, mm, è quello che sto facendo e mi piace parlare, però l'interazione è più bella, cioè l'idea di comunque farsi delle domande, rispondersi, eccetera, creare un discorso è fantastico. E poi quando magari tutto questo eh, percorso vada in porto, magari in un futuro riprendermi un PC da gaming e anche giocare insieme, oltre che a fare... Le, i, I podcast eh, in questa maniera, qua. Comunque, ragazzi, di nuovo io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo domani con una nuova live. Una buona serata a tutti e un buon inizio di settimana. Dai, per chi lavora, è anche buon lavoro! <ride> Ciao, ragazzi.